Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in merito Ortosalbo. Siamo sulla costa ionica Regina, una trentina di chilometri dal capoluogo. Campionato di calcio di seconda categoria. Sono di fronte Meritese e Balaniti. L'arbitro è il signor Giovanni Moscato della sezione di Reggio Calabria. Le formazioni annunciate: Meritese, Manti, Nucera, Trapani, Tripodi, Meduri, Russo, Candido, Barreca, Vincenzo, Curnari, Caracciolo e Zaccone. A disposizione del mister Domenico Tripodi, Fortunato Ida, Laganà, Aziz, Marrari, Angelo Ida, Said, Surfaro, Latella e Giuseppe Curnari. Balaniti, Marciano, Mazza, Campolo, Nocera, Ripepi, Francesco Gnocchi, Gattuso, Giordano, Napoli, Crucitti e Familiari. A disposizione del mister Maurizio Aloisio, Anzani, Carmine Gnocchi, Triscari, Marino, Trumpio, D'Antoni, Moscato, Cedro e Zema. I padroni di casa, casacca rossa, alla sinistra dei nostri teleschermi, Balaniti ovviamente lato mare alla destra con una casacca bianca-azzurra, pantaloncini azzurri e calzettoni bianchi. Pomeriggio soleggiato. Stanno per finire i soffioni siberiani, i repoli etnei, il freddo polare e gli scenari di Zanna Bianca e il dottor Givago, il richiamo della foresta, Everest, ambienti per pinguini, foche, trichechi, orsi polari, volpi argentate, otarie, ermellini, renne, caribù, alci, lepri artiche. Pronti via? Importante è l'approccio iniziale per capire, intanto da una prima occhiata sembra che le squadre si schierino con un 4-4-2 tradizionale che poi potrà essere cambiato in corso d'opera e diventare, attenzione, il erroraccio, rimedia la difesa, vai con Liscio. Ma il Balaniti ha già avuto due grosse occasioni per portarsi in vantaggio. Nemmeno 40 secondi e il Balaniti ha avuto due palle gol per sbloccare il risultato. 21 giocatori nella metà campo avversari, questo lo dice tutta sulle intenzioni della formazione ospite, giunta al Maro Simone col chiaro proposito di sbancare il Maro Simone e tornare sulle rive del Balaniti con 3 punti in saccoccia. In zona c'è anche una vecchia conoscenza dei campi di gioco, attacca la formazione di casa, ma si alza anche la mano e soprattutto si sente il fischio del signor Moscato. Attacca ora la formazione di casa con questo lancio in profondità,
Non sono molto d'accordo gli ultras e i contras, ma soprattutto i giocatori in campo, su questo fischio dell'arbitro che ha fermato il gioco in maniera, per la verità, opinabile. E si sgranocchia il terzo gol. Tre grossissime occasioni, ma questa è veramente irrinunciabile. A tu per tu con il portiere riuscito Manti. Si lamentano i giocatori di casa perché c'era un giocatore a terra e quindi l'azione andava fermata né dall'arbitro né dagli avanti del Valaniti, però è stato attemperato questo luogo comune. Pericolo scampato, 3 minuti nel primo tempo, il Valaniti ha avuto tre grosse occasioni per passare. È una squadra che ha un suo modulo di gioco ben oliato in tutti gli ingranaggi, è una squadra che gioca al pallone senza timori reverenziali né sudditanze psicologiche, giunta sulle rive del Mauro Simone per fare bottino pieno. Si diceva sono i primi minuti di studio, come gli studenti di Cambridge, Oxford, Harvard, Massachusetts, Berkeley, con la stessa intensità. C'è ora un calcio piazzato a favore della formazione locale, sulla linea di battuta c'è Ciccio Candido ma anche Vincenzo Zaccone. Si allontana Candido, quindi sarà Zaccone probabilmente a calciare, tanto l'arbitro va a contare i canonici 9 metri che a noi francamente non sembrano nemmeno 7, e siamo alle solite, l'abbiamo segnalato più volte a Francesco Catona, il presidente degli arbitri. Fischio arbitrale, parte un tiro, arrivano in tre ma nessuno tocca la palla, ma l'arbitro comunque aveva fischiato una posizione di offside. Peppe! I ragazzi della via palla del Valaniti stanno disputando un grosso match, a giudicare dalle prime battute. Siamo ora giunti al sesto minuto, sempre 0-0. Palla che penetra nelle retrovie dove arriva l'uomo ragno locale, non ha difficoltà alcuna, branca la sfera, osserva il piazzamento dei compagni e quindi porge il pallone in avanti ai suoi compagni di linea. Ha già recuperato il centrocampo ospite, palla in profondità, attenzione, tiro, e la palla non passa lontano dall'incrocio dei pali. E veramente il Valaniti sembra una squadra temibile, non sembra, è una squadra temibile. Questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta, ma come tutti gli sportivi sanno, non rinunciamo mai alla nostra opinione. Non riesce a tenere il pallone in campo Gurneri. Questi è Campolo.
tutto di prima, l'esterno destro di Giordano in direzione di Familiari e Crucitti, che sono un po' le punte del Balanidi. Siamo ora giunti all'ottavo minuto nel corso della prima frazione di gioco. A Saverio Spinella di Merito Portosalvo non è successo niente, ma il Balanidi ha avuto 3-4 palle gol, una più ghiotta dell'altra. Adesso c'è una quinta, un calcio piazzato nei pressi del vertice destro dell'area. Vertice superiore, grappolo di uomini in aria, sta per partire il tiro cross. Fischio arbitrale, parte il cross e arriva anche il primo gol. Dormita collettiva. E siamo già 1-0. Il gol era nell'aria. Daniele, da fare meglio gol. È difficile distinguere i numeri, ma segniamo il gol al mezzo sinistro, la paternità del gol potrebbe essere Crucitti, l'autore del gol. Il pallone ha superato la linea, dice l'arbitro. Intervento falloso, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro. Al nono minuto dunque Crucitti ha portato in vantaggio la formazione ospite. Il risultato è cambiato al Maro Simone, Meritese 0 Balanidi 1, autore del gol Crucitti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato si è trovato puntuale all'appuntamento con il gol. Attenzione, porta sguarnita, finisce a terra Zaccone. Era dentro, era fuori, vedremo quali saranno le decisioni dell'arbitro. Niente rigore. Soltanto calcio piazzato dal limite. In zona c'è il solito Zaccone. E il solito Candido. ...11:50 nel primo tempo, sempre 1-0 a favore del Balanidi. Tiro, rete, c'è il pareggio. Tiro secco di Zaccone, il portiere è rimasto ipnotizzato, nemmeno l'ha visto arrivare. 1-1, ha pareggiato Zaccone. Tutto in due minuti. Bravo.
Dunque ritorna la parità al Maro Simone tra Melitese e Vallanite, tutto in due minuti, due tre minuti. Apre le danze Crucitti sugli sviluppi di un calcio piazzato, e sempre sul calcio piazzato Zaccone con una bella volée è riuscito a ipnotizzare letteralmente il portiere ospite Marciano. Un tiro di Caracciolo da distanza proibitiva, un tiro telefonato, intanto c'è un giocatore a terra, accorre l'arbitro, viene convocato il massaggiatore che entra sul terreno di gioco con la sua magica bomboletta spray. Per prestare le cure del caso al giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Campionato di seconda categoria, Melitese Vallanite 1-1, al nono Crucitti, al dodicesimo Zaccone. Non accenna a rialzarsi il giocatore e probabilmente dovrà essere sostituito. Ha rimediato una botta, ma evidentemente ci sono guai muscolari, per cui il giocatore probabilmente stiramento o strappo, questo è da vedersi. Allora si prepara a entrare Trunfio, esce Ripepi ed entra Trunfio. Dunque vedremo quanto influirà nell'economia del match l'uscita del centrale Ripepi. Non sappiamo se si tratti di stiramento o strappo. Tanto c'è un calcio d'angolo fischiato a favore della formazione di casa e andremo un po' a vedere quali conseguenze potrebbero arrivare da questa improvvisa e certamente inaspettata uscita dal campo del centrale Ripepi. Altro calcio d'angolo, sono problemi per un giocatore del no, tutto a posto, sembrava un'altra contrattura, sfilacciamento, stiramento, strappo. Per bene,
Matta! Vieni qua! Gesù Cristo! Vieni qua! Dio può! Ma che cazzo fai là? Fuori! Però buttalo fuori, dagli un esempio! Il secondo è bestemmia, vedi? Diciotto e 15, 1-1, i gol di Crucitti e Zaccone. Cercava di incunearsi sul settore di destra Russo. Perde palla Candido. Imposta l'ennesimo tema offensivo la formazione ospite, stavolta però la difesa locale fa buona guardia. Il lancio di Candido ritarda l'uscita del portiere e mette tutti in apprensione. Peones, Campesinos, Aficionados e soprattutto la difesa e il centrocampo ospite. Tutto è bene quel che finisce bene. C'è un buon lancio. Sbroglia bene il portiere. Palla che... un'uscita come un kamikaze, ha spazzato stavolta, non può raggiungere questa palla Vincenzo Zaccone, nemmeno a innestare il turbo di Usain Bolt. La palla è terminata oltre la linea laterale destra del campo. Palla che spiove, si arrangia come può. Nemmeno su questo fischio arbitrale concordano i giocatori locali. Partita gagliarda, maschia, si accendono gli animi, tentativo di Zuffa, subito sedata dal signor Giovanni Moscato di Reggio Calabria. Punizione per gli ospiti, l'avevano rivendicata i padroni di casa. Mette tutto d'accordo l'arbitro, si può riprendere con un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Interrompe la trama Trapani, Zaccone cerca di andarsene, viene affrontato con successo dal suo diretto avversario. L'ultimo a toccare è stato il centrattacco locale. Palla in zona morta, non c'è intesa come quella, per intenderci, tra Sandokan e Yanis De Gomera. O quella tra Long John Silver e
Jim Hawkins. Siamo nell'Isola del Tesoro. I minuti 22 e 50. Il risultato sempre 1-1 per i gol di Zaccone, pardon, di Crucitti e Zaccone. Il gioco è fermo, l'arbitro ordina un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Che propone un ennesimo tema offensivo. Era Mazza, ancora Mazza, verso Giordano. C'è un lancio verso Zaccone, deve uscire il portiere. Era dentro, era fuori, tutto regolare per l'arbitro. Tarda la respinta Candido, perde palla, conquista una rimessa laterale. Attenzione, c'è un rigore. Per atterramento di Zaccone e ammonizione. Calcerà lo stesso Zaccone o sarà Candido? Ancora non è stato deciso, un momento delicato del match. Siamo al 24esimo nel corso della prima frazione di gioco e sembra che capitan Ciccio Candido andrà a calciare. Mister Domenico Triboti impartisce le ultime disposizioni. Marcianò contro Candido, tiro, rete, tiro centrale, il portiere in questi casi si butta da una parte e il pallone ovviamente andrà da un'altra parte. 2-1, improvviso e inaspettato, diremmo anche immeritato. Questa è sempre la nostra opinione perché il Balaniti aveva prodotto inizialmente 3-4 palle gol, di cui una conclusa in rete. Purtroppo l'uscita del centrale Ripepi, come temevamo, ha avuto delle ripercussioni piuttosto serie a questo punto, senza nulla togliere alla Meritese che dopo essere andata in svantaggio è riuscita a tenere la testa fredda sulle spalle e a trovare il bandolo della matassa per ribaltare, addirittura un ribaltone servito su un piatto d'argento con guanti e livrea dal maggiordomo. 26 e 26 nel primo tempo, 2-1. Allargati! L'inizio tambureggiante del Balaniti. Stiamo calmi, ancora non è partita.
è riuscito il signor Giovanni Moscato della sezione di Reggio Calabria a tenere in pugno la partita. I focolai comunque si accendono qua e là ogni tanto. Pallone invitante per Gattuso. Ci mette una pezza in questo caso Meduri, uno dei giovani più interessanti di cui ci siamo occupati più volte nell'ultima partita fuori casa, con l'Under 19 è andato pure a segno. Libera la difesa, il lancio di Gurnadi, Caracciolo cerca di liberarsi di due o tre avversari, ma non il quarto che lo stende. Calcio piazzato per la formazione di casa. 29-40 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, 2-1 a favore della Polisportiva Meritese, che è riuscita a realizzare il ribaltone dopo il gol di Crucitti, pareggio di Zaccone e 2-1 di Candido su calcio di rigore al 25esimo. Parte uno spiovente, libera la difesa, palla sulla tre quarti, il più veloce è Russo e il Balaniti fallisce un gol grande quanto una casa. Cincischia la difesa locale e per poco non arriva il pareggio. Spedisce il pallone in palo laterale uno dei giovani, Vincenzo Gurnadi. Cambio, Mazza, partita che si innervosisce, ogni tanto arriva la puzza di zolfo, nitrato di potassio e carbone vegetale e la fiaschetta per la polvere nera. Qualche Sandokan, Mefisto, Rambo 31, Magnum, Castagnole, Tricky Track e bomba a mano. Sempre fulminato di mercurio, nitrato, clorato, permanganato. Ora siamo giunti al 31:50. Il risultato è sempre in mano alla formazione di casa, che sta vincendo per 2-1. Ricordiamo la successione delle reti al 9° Crucitti, pareggio di Zaccone al 12° e gol di Candido al 25° su calcio di rigore. Il Balaniti ha avuto numerose palle gol, è proprio il caso di dirlo, alcune fortuite, altre costruite. C'è ora un'ammonizione probabilmente ai danni di Tripodi, che viene convocato dall'arbitro.
Altro cartellino. Punizione per il Balaniti. 33 minuti nel primo tempo, 2-1 per i padroni di casa, ma il Balaniti c'è, è vivo e vegeto, non solo, ma ha costruito numerose palle gol, alcune fallite in maniera clamorosa davanti a Manti. Parte il cross incornata da parte di capitano Ciccio Candido, autore del gol del 2-1. Autentico Giasone che sta guidando i suoi Argonauti. Con il vello d'oro ben issato sulla nave. E tutti che invocano l'arbitro. La palla in rete, ma naturalmente non si tratta di gol annullato, l'arbitro aveva fischiato da un pezzo. Stanno fioccando veramente i cartellini, anche questo è una cosa sorprendente, come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo, Salt Lake City, Garmisch, Partenkirchen, Val d'Isère, Saint-Maurice, Val Gardena, Kitzbühel e Maribor. Ora siamo giunti al 35esimo e il risultato è invariato rispetto al precedente collegamento. Melitese 2, Balaniti 1. Attacca la formazione di casa, si difende bene la difesa ospite, rimedia Meduri, tutto regolare per l'arbitro, finisce a terra un giocatore, si tratta di Trapani, accenna a rialzarsi Trapani, la rimessa è per i padroni di casa. Il lancio in direzione di Zaccone, il disimpegno non è proprio perfetto, comunque la palla è in fallo laterale. Insiste nel dribbling, alla fine conquista solamente un calcio d'angolo. Rimedia in qualche modo Barrega, contrattacca la formazione ospite, intanto l'arbitro ha visto un fallo su Trunfio, nuovo entrato, punizione già battuta, Barrega intuisce tutto verso Zaccone, a 2 contro 2,
Zaccone entra in area, solo davanti al portiere, tiro, rete. Doppietta di Zaccone che si ginocchia davanti a Caracciolo e gli altri compagni che arrivano. Una sorta di ringraziamento, comunque doppietta fino a questo momento.3-1, incredibile ma vero. Abbiamo detto che il risultato fosse bugiardo nei confronti del Balaniti, pesantemente penalizzato, perché fino a quel momento si era visto solamente una squadra in campo. Fino a quel momento, cioè fino all'uscita del centrale Ripepi, che è costata davvero cara, carissima alla formazione dello Stretto, arrivata al Mario Simone con il chiaro intento, proposito di fare bottino pieno, c'erano tutti gli ingredienti per tornare sulle rive del Balaniti con 3 punti in saccoccia. Poi però è successo l'imponderabile. Non sappiamo se sia stato una contrattura, uno stiramento, uno strappo. Sta di fatto che Ripepi sia stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco e da quel momento c'è stato il ritorno della Meritese, che ha un solo merito, quello di aver tenuto la testa fredda e sulle spalle e di aver continuato a macinare il gioco senza per questo crollare di fronte agli attacchi concentrici, all'assalto furibondo, arrembante degli ospiti. Il gioco è fermo, c'è un giocatore di casa rimasto infortunato, ma ancora in piedi. Accorre il massaggiatore con la sua magica bomboletta spray. E la bottiglietta dissetante che passa poi di mano in mano e di bocca in bocca. Balaniti in attacco, il cross si perde oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 41-17, sempre 3-1. Risultato davvero incredibile, imprevedibile, inimmaginabile per quello che si era visto nel primo tempo. Però dobbiamo pur dire che la Meritese abbia avuto i suoi meriti, di cui abbiamo già parlato, e soprattutto ha messo nel sacco 3 gol importanti e pesanti. Calmo! Si aiuta come può. Zaccone stavolta in maniera irregolare a parere dell'arbitro, punizione già battuta. Un affondo, tiro e Caracciolo fallisce il gol del 4-1 in maniera davvero incredibile, ovvero è stato bravo il difensore a mettere una pezza e a risolvere. Gamba tesa e cartellino giallo. Qu-
43 minuti nel primo tempo, 3-1 per la formazione di casa. Apre le marcature Crucitti, pareggia Zaccone, ribalta Candido, porta 3 ancora Zaccone. Da notare le qualità dell'arbitro, che fino a questo momento è riuscito a tenere in pugno una partita non facile, anzi il cross di Meduri. Con un preziosismo riesce a conquistare una rimessa laterale alla formazione di casa. 43 minuti e 50 secondi nel primo tempo, 3-1. Tetragono l'arbitro, granitico come capitan Acab, inchiodato sulla tolda del Pecod in attesa del passaggio di Moby Dick per fiocinarlo con il suo arpione. Ancora Furie Rosse in avanti. E probabilmente ci sarà un altro cartellino giallo. Così è. L'arbitro controlla la blacklist. Era già ammonito. Era già ammonito, no? Il giocatore meritese ancora a terra. Purtroppo i giocatori nella foga dimenticano di ripassarsi l'aritmetica. In matematica 1 più 1 fa 2 e spesso finiscono negli spogliatoi per questa dimenticanza fatale. Ultima azione del primo tempo, parte il tiro, aveva mirato all'angolino basso alla destra del portiere, ma il pallone è terminato abbondantemente ai lati della porta difesa da Marciano. Si giocano gli ultimi scampoli di gara per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Partita saldamente in pugno alla Meritese, che ha veramente dell'incredibile quanto possa aver pesato. Lo avevamo intuito veramente, non per caso, che l'uscita del centrale Ripepi, fino a quel momento gigante e padrone assoluto non solo della sua aurea, della sua area, ma interdittore e propositore della manovra offensiva degli ospiti, quindi una perdita davvero considerevole, pesante, pesantissima. Non si può concedere tutto questo spazio un giocatore come Vincenzo Zaccone, coraggioso fino a sfiorare la temerarietà di Terry Malloy, interpretato da Marlon Brando, in il fronte del porto. Si tuffa nelle mischie furibonde come Emilio Butraghegno, meglio noto come El Buitre, l'avvoltoio, e non perdona. Doppietta la sua. Una doppietta aveva segnato domenica fuori casa col Varapodio. E oggi si sta ripetendo fino a questo momento. Tripodi, un lancio verso il Russo, che non può raggiungere il pallone,
ormai si aspetta soltanto il duplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro, 48esimo del primo tempo. Giordano, uno dei migliori, avanza lungo la somma del campo, poi però incontra una muraglia cinese, urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno Manti, non se ne dà per vinto però Capitan Candido, che raccoglie e respinge. Attenzione, si aiuta come può Caracciolo. Non è molto convinto l'attaccante locale per questo fischio. Punizione già battuta, Malaniti in avanti, si mette una pezza Candido e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 3-1 al nono Crucitti, pareggio al 12° di Zaccone, 2-1 di Candido sul rigore al 25° e 3-1 ancora Zaccone al 38°. Ha diretto il signor Giovanni Moscato di Reggio Calabria, vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.